Sala 11. La casa del salariato. Una dura vita di lavoro, allietata dalla solidarietà del vicinato e dagli affetti familiari. La sala comprende la cucina e la camera da letto del salariato agricolo. Il tutto è riportato su un solo piano, anche se in realtà la cucina era al piano terra e la camera da letto al primo piano. Si rammenta che la cucina era l'unico locale riscaldato della casa e che per risparmiare combustibile durante l'inverno la gente si riparava nelle stalle, ove si poteva godere del calore prodotto dagli animali. Nella cucina sono esposti svariati oggetti di uso comune. Fra questi evidenziamo una cucina economica a legna, il pentolame, una ghiacciaia, una tostatrice per orzo e caffè, alcune trappole per i topi, un flit, apparecchio per distribuire il DDT. Nella camera da letto è presente un letto con i relativi comodini. Sul letto sono disposti tre scaldini alimentati con braci coperte da cenere. Gli scaldini, inseriti in un apposito telaio atto ad evitare il contatto con le coperte che poteva produrre incendi, venivano posti sotto alle coperte per produrre il tepore necessario per potersi infilare nel letto durante le gelide serate invernali. Al fianco del letto è posto un castello per l'allevamento del baco da seta, fonte di reddito che fino all'inizio del XIX secolo era limitato all'alta pianura asciutta e che poi si estese anche alla bassa pianura, andando a costituire un'importante fonte di reddito per la famiglia contadina. Il baco da seta veniva alimentato con le foglie del gelso, che sono adatte alla sua alimentazione essendo molto ricche di proteine. Si noti che le stanze da letto in cui si allevava il baco da seta erano imbiancate a calce tutti gli anni per motivi igienici e che durante il periodo di allevamento del baco gli abitanti umani si trasferivano temporaneamente a dormire sotto il portico. Facciamo ora ingresso nella sala dedicata alla viticoltura e all'enologia.